Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Piante contro Zombie. In questa puntata dovremo affrontare uno dei miei minigiochi preferiti, su tutta la linea. È un minigioco molto particolare. In questo minigioco una pianta che riceveremo non conterà come una singola unità, ma conterà come ben 5 piante che disporremo su tutta una linea. Ecco poi perché si chiama il minigioco su tutta la linea, è chiaro. La formazione iniziale è piuttosto facile da intuire: cocopulte, calamifungo, barriere noci e qua schiacciazombi. Speriamo di farcela e mettiamo delle zucche alle barriere noci. Dai signori, ce la possiamo fare! Man mano che si andrà avanti con questo minigioco arriveranno sempre più zombie. Wow, io ho avuto anche una fortuna sfacciata a ricevere anche una terza cocopulta. Che strano. Forza, andiamo così! Meglio iniziare a mettere anche le zucche protettive alle cocopulte. Forza, guardate la forza inarrestabile di questo schieramento. Peccato che i tuberi esplosivi siano andati a farsi benedire. Mi servirebbe qualche altra pianta. Comunque la situazione è facile da gestire. Il problema è che poi arriveranno anche gli zombie con la scala. E allora sì che inizieranno i veri problemi. Eccoli qua, vedete? Sono veramente temibili e in questo modo gli zombie poi potranno superare le vostre barriere noci. E inizieranno i vostri problemi, fidatevi. Schiaccia zombie! È sempre utile posizionarli all'inizio del vostro schieramento, signori. Ecco, il gelapegno qui è la pianta più utile perché potrà distruggere ogni zombie nemico sul campo di battaglia. Quindi state ben attenti. Vedete, adesso arrivano gli zombie esplosivi, con sorpresa. Però sono riuscito ad eliminarli facilmente. Siamo resistiti piuttosto bene, signori, a questa ondata. Me ne compiaccio. Mettiamo delle zucche anche a quest'altre cocopulte. La sicurezza non è mai abbastanza. Chissà quale altra pianta ci offrirà il gioco. Ah, degli altri vasi, bene. Oh no, guardate anche gli zombie orco. Utilizziamo il gelapigno. Maledetti zombolini, sono riusciti a penetrare nel mio schieramento. Un'altra fila di cocopulte, sì signori! Io direi di riutilizzare fra poco un gialapegno. No, però lo schieramento ce la fa, signori, sì. Abbiamo possibilità di vincere. E mettiamo un'altra fila di vasi, opla. Meno male che non ho perso neanche un magnete. Forse mi servirebbe qualcosa di esplosivo. Non ho niente da fare. Comunque le cocopulte ce la fanno. Utilizziamo un gialapegno, signori. No, direi di mettere le zucche alle cocopulte. Forza, miei calamifunghi, resistite! Se resistono loro, resisto anche io tanto. Venere mastica zombie! Benissimo! Le metto qua dietro i magneti e niente potrà scalfirmi questa volta. Forza, forza, signori, ce la possiamo fare! Gialapigno! Un po' di calma e di tranquillità, finalmente. E siamo, signori, all'ultima ondata. L'ondata finale. Ecco già subito i primi orchi. Forza, ce la dobbiamo fare. Sono riuscito a rallentarli con i vasi, ma non sarà sicuramente abbastanza. Schiaccia zombie, benissimo. Adesso che ottengo un altro vaso lo adopero subito. Ecco oddio gli zombolini, maledetti. Ce l'abbiamo fatta. Forza, forza. Mi servirebbe soltanto un vaso, signori. Comunque le cocopulte vedete che ce la fanno benissimo, splendidamente. E ragazzi, abbiamo terminato anche il minigioco su tutta la linea. Questo senza ombra di dubbio era uno dei minigiochi più belli di tutto Piante contro Zombie. E abbiamo sbloccato un altro minigioco, Picchialo Zombie. Allora ragazzi, per questa puntata di Piante contro Zombie è tutto. Nella prossima puntata continueremo con il minigioco Bobbisti alla riscossa. Ci vedremo nella prossima puntata. Ciao a tutti!